Oggi siamo qui con Paolo Poncino e le Sbarbatelle. Paolo, ti do allora il link per parlare della nascita di questo progetto che è appunto, sembra quasi una grande, anzi, probabilmente è una grande famiglia. Allora, beh, sicuramente per come è nato come una piccola famiglia prima, adesso una grande famiglia. È nato perché c'erano queste mie corsiste, che organizzavo i corsi, che erano anche produttrici, che poi si trovavano a studiare, studiavano un po' per l'esame, poi dopo si passava all'aperitivo e poi dopo si andava a cena e poi dopo andavano a ballare. Però poi andavano magari a dormire all'una, alle due, il giorno dopo alle sei erano in vigna, no? E io guardavo queste cose e dicevo, vabbè, non so come facciano, perché in effetti ero ammirato da queste cose, perché riuscivano a mantenere la femminilità, l'imprenditorialità, la simpatia e allo stesso tempo studiavano per i corsi, quindi facevano tutto. E quindi ero ammirato da questa tipologia in questo mondo spesso ci si ama lamentarsi di tutto, no? Non ho tempo di fare quello, non trovo lavoro, comunque mi pagano poco. Cioè, queste ragazze, cioè, fanno tutto, non si lamentano, sono sempre di buon umore, qualche volta sono tristi o arrabbiate perché ha grandinato o perché è arrivato il controllo fiscale in cantina o di qualche altro ente che controlla. Però detto quello, sostanzialmente sono delle persone molto positive e sempre dinamiche e quello che ho riscontrato io sono persone buone. E questo è fondamentale. Questo fa sì che loro veramente diventano amiche tra loro e si supportano. A me poi è venuta questa idea di dire dobbiamo fare qualcosa per loro, perché avevo sul piatto d'argento una cosa, sai, quando le cose in teoria sono solo lì, si vedono, però se nessuno le fa, no, è l'acqua calda, è fare un evento con giovani imprenditrici, donne in gamba che fanno vini buoni. Cioè, non è che alla fine è banale l'idea, però bisognava farla. E l'abbiamo fatta un po' per scherzo, è nata come una piccola famiglia di persone, di ragazze che conoscevo tramite corsi, è piaciuta subito e si è sviluppata in una maniera eclatante. Poi chiaramente dal mio punto di vista ho visto che questo messaggio era potente, in più le ragazze ci credevano tanto, in più loro stesse continuavano a chiedermi possiamo fare altro, possiamo diventare un movimento, possiamo fare delle cose insieme. Possiamo fare delle cose oltre l'evento, e allora quest'anno è un anno di transizione positiva verso degli orizzonti più lontani, perché io ho sempre pensato, io sono piemontese, quindi si fa una cosa per volta, si può anche pensare in grande, ma si fa un passo per volta. Ogni anno abbiamo fatto un passo in più, quest'anno i passi possono essere due o tre, sempre comunque fatti con criterio, però con l'orizzonte di rendere sempre più comune in Italia questo messaggio, allargarlo sempre di più ad altre regioni, anche del centro-sud, dove è più difficile per noi, per ragioni di lontananza, arrivare, però di continuare su questa strada, perché secondo me, secondo tutte loro, il messaggio è meritevole di essere approfondito, diffuso. E loro, come persone, come imprenditrici, sono meritevoli di essere sempre più conosciute tramite anche questo nostro evento. Quindi c'è anche volendo l'idea appunto di creare una sorta di movimento, nel senso di promozione, portare in alto il valore del sono un'imprenditrice under 35, non vuol dire che devo essere presa sotto gamba o non devo essere importante tanto quanto altri imprenditori. Diciamo, alcune di loro non hanno nessun bisogno di questo, anche se sono veramente in modo intenso nell'evento. Una parte di loro, ne parlavamo giusto stamattina a colazione, qualcuna può pensare, ma io non ho bisogno che ci sia qualcuno che mi dica, che faccia vedere che sono brava, io sono brava, punto. Però posso anche assicurare che io le conosco tutte una per una, io ho anche delle produttrici che
vengono da me e mi dicono: mi raccomando, tu tieni duro, vai avanti, perché così io ho mio papà che mi sta sempre un po' addosso, non riesco a esprimermi, quindi il fatto che tu sei qui dentro, io sia con le altre, mi dà forza. E quindi anche lì le sfaccettature sono diverse. Però, a mio parere, e lo sto vedendo in questo tour che facciamo in giro per l'Italia, non tutto è scontato, non è detto che ti accolgono allo stesso modo in tutti i posti, non è scontato, non è, il pubblico è diverso, le persone che raggiungiamo avvertono il messaggio in un modo oppure in un altro. E le zone sono diverse l'una dall'altra, quindi a mio parere di strada ce n'è ancora tanta, pur avendo fatto molto bene, e questo è già un movimento adesso in realtà. Bisogna capire se da movimento diventa qualcosa di più strutturato, ovvero se in futuro a loro discrezione e con la loro organizzazione vorranno diventare ad esempio un'associazione no profit o un'associazione profit, non lo so, con la quale poi organizzarsi con una segreteria, con qualcosa per andare insieme a fare degli eventi in Italia o all'estero, o fare iniziative di vario genere, in cui ovviamente c'è bisogno di una struttura che faccia da perno intorno al quale fare queste cose, che non può essere l'AIS, che l'AIS è un'associazione no profit che può fare solo degli eventi per gli associati e poco di più. E quindi, però, questa parte qui è proprio lo sviluppo di quest'anno, per cui a giugno, il giorno prima dell'evento, ci sarà un'assemblea plenaria delle produttrici che vorranno partecipare presso una produttrice delle Langhe, nella quale loro vedranno, parleranno tra loro e decideranno che cosa vogliono fare di questo movimento che in fin dei conti io ho creato, io seguo, ma in realtà poi fino a un certo punto seguo io a livello AIS, oltre è una cosa loro che loro in modo autogestito e democratico andranno a capire di cosa farne. Quindi, parlando invece poi dell'evento, ci puoi già anticipare qualcosina? L'evento sarà il 25 e 26 di giugno, sempre alla tenuta dei Marchesi Alfieri, che è una tenuta bellissima che c'è a San Martino Alfieri, provincia di Asti, a metà tra diciamo, l'Astigiano e le Langhe, un posto molto strategico. È un castello sabaudo con una grande storia, con un parco meraviglioso che è concesso solo a noi per l'evento Sbarbatelle. È un posto che le ragazze amano tantissimo perché è veramente bello, imponente, ma anche accogliente. E quest'anno le ragazze produttrici probabilmente passeranno da 70 come l'anno scorso a 80-90, più di queste no, non ci stanno. E l'idea di avere sempre una maggiore presenza di oltre Piemonte è sempre maggiore. Noi abbiamo raggiunto l'anno scorso 17 regioni, ma vorremmo raggiungerle tutte o comunque aumentare il numero delle produttrici del resto dell'Italia. Sarà un evento che è fatto di domenica a lunedì. Il lunedì sarà più destinato agli operatori di settore, quindi faremo un esperimento avendo produttrici di tutta Italia e capire dovrebbero avere interesse gli operatori per questo, quindi proviamo a farlo di lunedì, dove ci sarà anche una grande masterclass sui vini rosati di tutta Italia. Abbiamo delle grandi riferimenti di rosati durante nell'evento. E poi altri eventi collaterali, una mostra d'arte, ci sono. Quindi l'evento si concorrerà con il sabato, assemblea plenaria di loro, con la cena poi tra loro. La domenica e lunedì l'evento, tra domenica e lunedì alla sera ci sarà la cena delle Sbarbatelle, ormai è una tradizione, tra un giorno e l'altro dell'evento ci sarà la cena tra loro, quindi potranno stare insieme tra loro, chiacchierare, scambiarsi i vini e anche le opinioni tra loro. E poi diciamo che il pubblico potrà avere l'opportunità di assaggiare circa 250-260 vini. Sono tre vini per produttrice di tutta Italia e quindi insomma direi che come novità quest'anno avremo due sarde, dalla Campania arriveranno 6-7 produttrici a quanto pare, tra l'altro produttrici di riferimento e quindi insomma piacevolmente
pian piano, neanche tanto piano, l'evento si sviluppa e diventa sempre più, tra virgolette, efficace nel raggiungere vari territori e anche nel far passare il messaggio che vuoi far passare, ovvero la presenza femminile importante nel mondo del vino, che deve essere, è già importante, ma spesso non conosciuta abbastanza, perché sono tantissime produttrici molto valide, alcune fanno fatica ancora a farsi conoscere, o all'interno delle loro aziende a farsi valorizzare quanto meritano. Alcune ho visto anche che tramite sbarbatelle tornano poi a casa con maggiore consapevolezza, non solo esterna, ma anche all'interno delle loro aziende. Io quando mi occupo di sbarbatelle sto bene. Ecco, sono impegnato, ma sto bene, perché vivo con i giovani, vivo con belle persone, vivo con persone dinamiche. E torno un po' indietro negli anni, per fortuna, quindi Vabbè. per, a me fa bene personalmente. Quindi. Iniziamo con Arianna Placidi. Buongiorno a tutti, sono Arianna Placidi, vengo da Perugia, dall'Umbria. E il mio progetto nasce ufficialmente nel 2017, ma le prime annate vengono prodotte nel 2015. Sono una ragazza che ha studiato enologia e voleva fare enologa alla grande, e poi aveva il sogno di aprirsi una cantina e con fatica è riuscita un po' a portare avanti questo progetto. Cioè, ancora sono qui, quindi ancora siamo in piedi, quindi speriamo di diventare sempre più grandi, più bravi e più conosciuti, insomma. E per quanto riguarda i vitigni, di cosa ti occupi? Qual è il tuo cavallo di battaglia? Allora, fondamentalmente il mio progetto si basa sui vitigni autoctoni, quindi Sagrantino e Grechetto sono i due vitigni, Sagrantino per il rosso, Grechetto per i bianchi, sono i due vitigni che io prediligo. Adesso sto facendo un nuovo innesto di altri 2 ettari e mezzo di vigna, di Trebbiano Spoletino e Gamay, per, diciamo, aumentare un po' la gamma dei prodotti. Poi ovviamente gli stessi autoctoni vengono blendati, oltre che in purezza, diciamo, vengono blendati con vitigni anche internazionali per fare una gamma di vini un po' più bassa, però diciamo che io prediligo questi due vini. E dato che appunto hai aperto la tua cantina, eccetera, self-made completamente, volevo chiederti se appunto hai trovato delle difficoltà. La difficoltà è quella monetaria, è inutile. Cioè, fare il vino era il mio mestiere, è un conto trovare i soldi per aprire una cantina è un altro conto. Anche perché è vero che ci sono i bandi, ci sono OCM, SMEA, PNRR, però comunque questi bandi ti coprono una parte dei lavori. Non totale, quindi solitamente il 60 al 65% ce lo devi mettere di tasca propria. Se inizi, insomma, a 26-27 anni, che sicuramente soldi non ce l'hai, e andare in banca è una situazione un po' differente. Quindi sì, ti dico, non è che è tutto rose e fiori, è difficile, soprattutto se non c'è una base familiare come magari ce l'avevo io. Piano piano metti un mattoncino alla volta. Io ho costruito bene prima, diciamo, la parte del commerciale, quindi quando poi sono andata in banca a chiedere il mutuo, avevo comunque un fatturato, un qualcosa, e sono riuscita, insomma, ad ottenerlo. E senza niente non è facile. Quindi prima sono stata in affitto e poi ho costruito. Diciamo, sono stati questi passi che ho fatto, ma per ovvi motivi, ecco, insomma, a meno che non è una situazione familiare, non è che hai tante vie, insomma, di scelta. Francesca, come Arianna, se ci vuoi raccontare un po' riguardo appunto alla cantina, ai tuoi vitigni, il tuo cavallo di battaglia, se ce l'hai, e appunto il tuo partecipare al progetto di Barbatelli. Ciao, ciao a tutte, Francesca Bava da Cocconato, Monferrato, Piemonte. Io sono una produttrice di sesta generazione, quindi vengo da una famiglia di produttori di vino. Siamo oggi in sette in famiglia,
a lavorare insieme. Io mi occupo un po' di marketing, un po' di amministrazione, un po' come nell'azienda di famiglia, di tutto. Abbiamo tre cascine, tra Langhe e Monferrato, una a Castiglione Falletto, dedicata ai Nebbioli al Barolo, una ad Agliano Terme, dedicata alla Barbera e oggi al Nizza, e la cantina più storica dove siamo nati è qui a Cocconato, dove abbiamo tutto il resto della produzione, quindi tanta Barbera, noi nasciamo molto come barberisti, ma anche un po' di Bianchi, Chardonnay, Sauvignon e vitigni autoctoni, al Barossa soprattutto ci stiamo lavorando tanto ultimamente. Io quando sono entrata in cantina nel 2015, oltre a portare le mie esperienze precedenti, ho voluto portare qualcosa di nuovo al lavoro della famiglia e quindi ho iniziato un mio progetto, in parte in collaborazione con la produzione, con i miei zii che sono enologi, in parte cioè, totalmente indipendente, che è quello di Chazalet, che è un vermouth di Torino. È un marchio storico che ho ripreso. Ho ripreso le ricette di inizio Novecento e insomma, l'ho riportate alla luce. Questo è un progetto a cui sono veramente molto, molto legata e insomma, che mi sta dando anche diverse soddisfazioni. Ovviamente che si va a sommare a tutti i nostri vini, spumanti, a tutto il lavoro che già ferveva in cantina. E sono una sbarbatella della prima generazione, quindi già dalla prima edizione ho sposato con affetto il progetto. Tra l'altro, infatti, da quello che so, il disciplinare del Vermouth è uscito da poco, non da tantissimo. Il vermouth è un prodotto molto storico in Piemonte che però non ha avuto un disciplinare fino al 2017. Non facilissimo mettere insieme i produttori, come potete immaginare. Nel mondo del vermouth poi ci sono produttori molto molto grandi e molto molto piccoli. Era in corso una bella rinascita perché come me anche altri hanno trovato insomma, del potenziale, sono riusciti a mettere in campo la loro passione nel vermouth di Torino e quindi dopo un grande lavoro nel 2017 siamo riusciti a creare e far approvare il disciplinare e poi nel 2019 è nato anche il consorzio. Quindi c'è anche molto impegno nella promozione collettiva del disciplinare e della nostra denominazione. Sono Elisabetta Sedda e vengo dalla Valle d'Aosta. Ho iniziato io da zero dal 2014 a recuperare qualche vigneto in abbandono, quindi non avevo né vigne né cantina né nulla. E dal 2016 ho aperto poi Vantage, che è la mia azienda. Non ho studiato enologia, quindi è stato proprio un cambio di vita radicale. Ero nella ristorazione e nella sommellerie e poi ho deciso appunto di intraprendere il percorso. Inizialmente doveva essere con altre persone che poi si sono perse per strada e quindi ho deciso comunque di andare avanti e cominciare da sola questo percorso. Dal 2019 è entrato a darmi una mano in azienda anche mio fratello, siamo io e lui che ci occupiamo di tutto, dalla vigna alla bottiglia. Quest'anno, visto l'arrivo del bimbo, abbiamo assunto una persona, quindi ora siamo in tre a lavorare. Siamo certificati bio in vigneto, non esponiamo la certificazione in etichetta perché non deve essere il primo motivo d'acquisto, ecco, ma poi una spiegazione di come lavoriamo e non aggiungiamo nulla nemmeno in cantina, quindi se non un po' di solforosa, quindi fermentazioni spontanee e lavoriamo in questo modo qua. Vitigni ne abbiamo tantissimi, la Valle d'Aosta è composta da micro appezzamenti, quindi abbiamo circa 20 vigneti con dentro un sacco di uvaggi diversi. Lavoriamo principalmente sugli autoctoni quando si riesce, ma avendo iniziato da zero, quello che si trova si fa, insomma. Non estirpiamo nulla, quindi recuperiamo i vigneti in stato di abbandono e da lì
cerchiamo di costruire il vino che rappresenta un po' la storia di quell'uvaggio, quel territorio e la storia di qualcun altro, visto che noi non abbiamo una storia da raccontare precedente a noi. Il nostro cavallo di battaglia, o comunque fil rouge che ci accompagna che mi accompagna da quando è iniziato, è il Taksum, ed è un moscato secco, un moscato bianco. Qua è tradizione vinificarlo secco. Noi abbiamo aggiunto la macerazione sulle bucce, quindi è una sorta di orange wine. Ecco. Facciamo poi tanti rossi, lavoriamo su circa 7 uvaggi autoctoni. Il Cornalen è quello, se vuoi, più di cuore per me, perché è un po' il vitigno più rappresentativo anche di quello che è il nostro territorio. E poi dei rosati. Ne abbiamo due in gamma, io ci tengo particolarmente. È una lavorazione che non si usa tanto, come era quella della macerazione sulle bucce qua in valle, quindi invece tengo alta questa bandiera, insomma, è quello che sono un po' i vini più rappresentativi dell'azienda. Dal 2020 abbiamo iniziato col nostro zio un progetto più sentimentale che altro, nel recupero del vigneto del nostro bisnonno in Sardegna. Quindi lui lavora la vigna, noi raccogliamo le uve e poi le vinifichiamo in Valle d'Aosta. Quindi facciamo anche qualche vino così che rappresenta quelle che sono le nostre origini, ecco. E tra l'altro mi hai dato un link per la tenuta Tozzi, perché se non sbaglio la tenuta Tozzi è divisa tra Emilia-Romagna e Sicilia. Sì, infatti volevo proprio dire che la storia di Elisabetta mi ha ricordato un po' la mia. Io sono romagnola, di Ravenna, però mio nonno è di Casula Valsenio, che è un paesino sulle nostre colline, dell'Appennino, e siamo abbastanza alti, quasi a 500 metri sul livello del mare. E lui ha sempre fatto il vino per lui, per casa, per gli amici. Quindi abbiamo una cantina in casa e con insomma, un po' di vinificazione faceva. Sono cresciuta con lui che faceva il vino, però non avrei mai detto che sarei arrivata qua. E nel 2014 ha ereditato questa azienda agricola nel suo paesino, che era di un cugino, e ha cambiato un po' tutto, quindi ha tolto una gran parte della frutta, ha piantato la vigna e ha detto facciamo il vino seriamente. E niente, io ho deciso di occuparmi di questa cosa, mi sono immersa in questo progetto e adesso me ne occupo praticamente solo io, cioè lui, condivido le cose con lui, ma di fatto ha 85 anni, quindi ci sono io in azienda, nonostante non abbia studiato, insomma non sia assolutamente, diciamo, preparata a livello né enologico né agronomico, sto imparando tutto sul campo, però sono molto contenta, è un progetto bellissimo, molto più complesso di quanto pensassi. Tutto, come diceva prima Arianna, anche effettivamente difficile, molto difficile facciamo tutto noi, quindi insomma dalla vigna, la vinificazione, l'imbottigliamento, la vendita, tutto, quindi non è facile, però dà bellissime soddisfazioni, quindi sono contenta, voglio continuare questo progetto. Poi il mio compagno lavora con me in azienda, quindi sicuramente è una cosa che aiuta. Ecco, siamo in due in questo progetto, insieme a parte la mia famiglia, anche se non sono direttamente, diciamo, in azienda, mi aiutano per tante altre cose. Quindi noi facciamo vino da poco, sono una sbarbatella novissima e una vignaiola di prima generazione. E dal 2019, di fatto, 2017 abbiamo fatto le prime raccolte, le prime vendemmie, ma il primo imbottigliamento del 2019, quindi super, super giovani. Anche noi siamo, senza avere delle origini siciliane in realtà, siamo capitati in Sicilia per altri motivi, perché la mia famiglia si occupa di altro, diciamo, da tanto, da generazioni, e siamo capitati in Sicilia e abbiamo conosciuto quello che poi è il nostro enologo. E ci ha presentato queste vigne che dovevano darle via, insomma, cercavano qualcuno che le prendesse in affitto, ma queste sono vigne molto vecchie, e quindi tutto un altro progetto rispetto alla Romagna. E ce ne siamo innamorati e abbiamo deciso di provare a buttarci anche noi in questo secondo progetto, quindi ancora più difficile, devo dire la verità, per me, poi anch'io ho una bimba piccola, quindi sicuramente me la porto dietro ovunque, però non è semplice. Però ci si prova e quindi gestiamo anche sull'Etna. Questi 8 ettari sono diventati ora perché l'anno scorso ne abbiamo presi altri 3 che stiamo piantando invece da zero.
per fare un po' più di bianco, perché la vigna che avevamo preso è tutta Nerello Mascalese, e quindi sto piantando del Caricante, e facciamo praticamente, quindi abbiamo due cantine di fatto, non portiamo le uve come fai tu Elisabetta su, che immagino la difficoltà del trasporto e tutto, e noi siamo stati in affitto fino adesso dal nostro enologo, e quest'anno abbiamo in costruzione la cantina che dovremo finire a breve. E quindi insomma inizieremo a vinificare la nostra cantina. Io sono Aterigato e ho iniziato il mio progetto da pochissimo nel 2019 e quindi anche per me prima generazione, ho iniziato da zero dopo una laurea in enologia e la mia azienda è in provincia di Padova e tutto ruota attorno al vitigno autoctono della zona che è il Friularo, che è un biotipo del Raboso Piave. E dopo l'università ho deciso di buttarmi in questo progetto e provare a vinificare il vitigno che stava andando un po' abbandonato, visto insomma il territorio e la difficoltà anche di vinificarlo. E ho deciso proprio di vinificarlo in tutte le sue sfaccettature, quindi in bianco, in rosato e nelle sue versioni più classiche, quindi in rosso. Sono anche io una sbarbatella da neanche un anno, quindi da veramente poco. Quindi anche te appunto hai iniziato da poco, però c'è stato già l'interesse appunto a livello già di percorso di studi. Quindi diciamo Sì, che sì. hai dato, anzi solo, hai dato modo alla tua carriera di progredire e appunto come Arianna hai avuto anche tu, immagino, come anche chi appunto ha iniziato self-made, come dico io, avrei avuto anche tu delle difficoltà oppure hai incontrato un terreno più piacevole. No, diciamo che le difficoltà sono tantissime, ci sono ogni giorno, però cerchiamo di imparare, di migliorarci ogni giorno, assolutamente. Poi sì, io ho studiato enologia, quindi già insomma sapevo di voler entrare in questo mondo, però non è che la scuola risolva molti dei problemi, anzi diciamo che mi ha dato un'infarinatura iniziale, sicuramente più consapevolezza dalla parte produttiva. Però poi tutta la questione invece imprenditoriale, di gestione di un'azienda, che è la parte più complicata, la imparo sul campo ogni giorno. Poi comunque la mia azienda è molto piccola e principalmente ci sono io e i miei genitori al momento, quindi facciamo tutto, dalla vigna alla cantina, al magazzino, all'amministrazione, quindi ogni giorno è un continuo mettersi in panni diversi ed imparare anche per ogni settore. Ciao a tutti, io sono Giulia Righi dell'azienda agricola Righi. Ci troviamo a Porto Azzurro, Isola d'Elba. Siamo nella zona mineraria dell'Isola d'Elba e abbiamo quasi 8 ettari con una produzione di quasi 40.000 bottiglie. Però di queste 40.000 bottiglie abbiamo tantissime tipologie di vini perché, come ci hanno definito su alcune recensioni, siamo degli sperimentatori incalliti, ci piace sperimentare e provare veramente di tutto. E dagli anni 90 diciamo che abbiamo anche, oltre alla linea di produzione di autoctoni con Lanzoni, Calprocanico, l'Aleatico, che è il vino più importante dell'Isola d'Elba e unica DOCG, e abbiamo anche, grazie a una ricerca fatta in vigna, diversi vitigni internazionali come il Syrah, Sagrantino, Viognier, Chardonnay, Manzoni Bianco e un po' di tutto. E ora sono 8 anni che sono in azienda, ho frequentato gli studi di enologia, nonostante diciamo che prima ero più improntata a voler fare la commercialista e dopo un tirocinio ho assolutamente deviato la mia scelta. E ho iniziato a studiare e poi mi sono buttata contemporaneamente all'università anche subito al lavoro per diciamo che si impara molto di più nella pratica. E quindi mi sono buttata, adesso mi occupo interamente della cantina, però faccio tutto come tutte le aziende familiari piccole, poi fai tutto. Poi dal 2020 mi sono anche buttata nel mondo delle bollicine e
con uno chardonnay e il manzoni bianco. E poi da lì ho provato metodo classico, metodo ancestrale, con anche diverse uve. Poi l'ultima, diciamo, sperimentazione che ci ha dato una bella soddisfazione è stata quella con Attilio Scienza e l'Università di Pisa, immergendo l'uva in mare, riprendendo questa antica tecnica di 2400 anni fa. Quindi l'uva si è immersa 5 giorni in mare e a quel punto poi entra il sale per osmosi e il sale poi si rilascia. Diciamo che 2400 anni fa Chios cercavano di utilizzarlo un po' come una specie di conservante per i lunghi trasporti. Cavallo di battaglia non è facile, perché sono affezionata un po' a tutti, però sia a livello emotivo che comunque di anche tradizione, oltre all'aleatico passito, l'ansonica che facciamo in terracotta, visto che sono 13 anni che ci lavoriamo, mi sento di dire quello, che è anche stato un po' il passaggio di testimone dalla cantina da mio padre a me, perché l'anno in cui c'è stato il cambio abbiamo sperimentato l'ansonica in anfora. Per quanto riguarda i vini in mare, diciamo, il progetto, che cosa apporta come, appunto, come tecnica? Cioè, per spiegarla appunto a chi magari non sa come, cosa può apportare, quali sono i benefici. Noi con questa ricerca abbiamo messo proprio l'uva raccolta e messa subito in queste nasse, che sono nate nasse come per aragoste, poi chiuse e immerse 5 giorni in mare. Questo è quello che abbiamo fatto noi. Ora sono appunto, questo è il quinto anno che ci lavoreremo sopra, e sono uscite poi 200 bottiglie, quindi una piccola produzione, un prodotto di nicchia unico, proprio unico al mondo. E ci stiamo accorgendo, riassaggiando, tra l'altro abbiamo riassaggiato una settimana fa l'annata 2018, che è un vino comunque ovviamente senza solfiti, senza stabilizzanti, fermentazione spontanea, che ha solo veramente il sale, si sta mantenendo benissimo, quindi si sta mantenendo appunto solo con il sale. E è molto sapido, quasi salato come vino, sì. Ok, quindi sia al lato appunto al palato, quindi che risulta più salato ovviamente, e sia al lato di conservazione. Sì, poi ovviamente vedremo via via. Continuiamo poi anche il fatto che ogni anno, mettendolo anche nello stesso punto, gli stessi giorni, stessa profondità, ha contenuto di sale diverso. Siamo arrivati anche a soli tipo di 5.000 mg litro, che più che salato, il limite legale è 500 mg litro. Ovviamente è un vino che non uscirà mai in commercio, ma ci serve a noi per capire, per andare avanti con questa bellissima ricerca di scienza. Allora, io sono Beatrice Gaudio e vengo da Vignale Monferrato, appunto paese di vigne, come dice il nome stesso, nella zona del Monferrato Casalese. E come Monferrato Casalese noi siamo la zona del Grignolino principalmente, e poi anche della Barbera Monferrato Superiore. E mi sento di dire che la mia famiglia si è riconosciuta per il Grignolino ormai da più di 50 anni come Grignolino appunto imbottigliato e rappresentativo anche della zona. E comunque la storia della famiglia Gaudio, per questo che ci chiamiamo Gaudio Pericco Mondolino. Pericco Mondolino è il nome dell'azienda attuale, ma la famiglia Gaudio fa vino dal Settecento a Vignale. Ecco, abbiamo tenuto i due nomi perché sono comunque importanti entrambi per spiegare chi siamo, ed è sempre stata gestita comunque da qualcuno che riguarda la famiglia Gaudio appunto. E adesso dal 2021 mio padre, dopo aver lavorato insieme per 10 anni come società, praticamente mi ha passato la direzione totale dell'azienda, e posso dire di essere nata e cresciuta all'interno della cantina e anche nelle fiere, nelle degustazioni, perché un po' per necessità, un po' perché ha sempre comunque riposto tanta fiducia in me. Mio papà mi ha sempre mostrato un po' tutto il cammino da subito che poteva essere quindi il mio futuro all'interno dell'azienda. E quindi mi sono ritrovata a parlare di Grignolino e di Barbera quando non bevevo nemmeno il vino, perché avevo 7-8 anni, e al Vinitaly o anche all'estero e in cantina da noi.
Devo dire che è stata una cosa molto semplice, molto naturale per me decidere di studiare enologia e di proseguire quindi con quello che è il mestiere di famiglia. E tutt'oggi sono un po' un jolly in azienda perché mi occupo veramente un po' di tutto. Ultimamente, purtroppo, non mi piace tanto anche dalla parte amministrativa dell'ufficio che prima faceva più mio padre, e adesso invece prima ero più concentrata su vigna, vendita e poi anche cantina. La parte di cantina la seguo principalmente durante la fase più complicata che è la vendemmia. Di mio posso dire che a parte qualche nuova idea sia riguardo al grignolino sia come gestire anche quello che era già le nostre vigne e anche quelle che abbiamo impiantato nuovamente. La mia prima vigna l'ho piantata nel 2015, scegliendo cloni, portinnesti, comunque a seconda del terreno, ho cercato da subito di valorizzare molto il territorio, guardando appunto quello che potevamo offrire, quello che cioè più che altro quello che tanti hanno sempre considerato, anzi, non hanno mai considerato nella mia zona, cioè partire a parlare dal terreno, per spiegare il vino, che è fondamentale e basta soltanto guardarsi attorno, andare dai cugini in Francia, in Borgogna o fare qualche esperienza, diciamo anche non troppo lontano, andando solo in Langa e ci si accorge che per comprendere veramente un territorio e un vitigno, soprattutto come il grignolino, che è un vitigno molto malleabile e molto diverso da collina a collina, bisogna appunto cercare di approfondire il discorso che riguarda i terreni. In più, dal 2015 annata, molto fortunata, sono riuscita a fare la mia prima vendemmia in cantina. Nei 3 anni in cui sono passate 3 annate stupende, poi, e soprattutto continuano ad essere belle annate, ma 15, 16, 17 sono considerate veramente ottime dalle conoscenze acquisite anche negli studi di allungare i tempi di macerazione, di riuscire ad arrivare al grignolino, in principal modo una rappresentazione del grignolino tempo più verace che mostrasse veramente tanto il vigneto da cui proviene, tanto che adesso tutte le vigne, anche più piccole, vengono vinificate separatamente e solo dopo la vinificazione dell'appezzamento che viene costruita un pochino a seconda dell'annata, cioè viene decisa a seconda dell'annata, a seconda appunto della tipologia di terreno, si possono fare diversi assemblaggi a seconda dell'etichetta. E ho portato avanti anche dei progetti che riguardavano, ad esempio, il sogno di mio nonno, con il Krubrick Mondalino, di avere un grignolino che potesse affinare in bottiglia, ma senza per forza doverlo affinare in legno, solo mostrando le potenzialità del nostro territorio e della varietà stessa, che per troppo tempo è stata considerata una varietà, invece di pronta beva, comunque che non potesse durare nel tempo, forse per il colore scarico, forse perché anche avevano un clima un po' sfavorevole all'inizio per il grignolino. E anche grazie al progetto di Sbarbatelle posso dire che si è rafforzata in me anche questa idea di provenire da un territorio importante. Comunque, sicuramente Sbarbatelle, non so neanche se chiamarla rampa di lancio, ma è un bellissimo gruppo che ci permette di poter avere un confronto donna a donna, senza anche avere timore di essere giudicate magari possiamo dire, l'uomo della situazione che pensa che l'enologia sia ancora in mano soprattutto agli uomini o possiamo anche sognare, perché molte volte la donna viene considerata un po' sognatrice, no? Quindi magari ha dei progetti quasi irrealizzabili, e invece, sentendo anche le interviste delle ragazze di prima, può essere una rampa di lancio per i nostri sogni anche Sbarbatelle, perché comunque ci sosteniamo anche in questo, come donne. E poi abbiamo Paolo che crede in tutte noi. Buongiorno a tutti, io sono Flavia Fusco e sono
ormai una delle titolari di Merumaglia, insieme alle mie sorelle, noi siamo tre, e a nostra mamma. Noi rispetto a tante storie comuni, sia qui nel territorio che in tutta Italia, non siamo una famiglia di vignaioli, ma siamo una famiglia alternativa, se così vogliamo chiamare. Tutto nasce da un'intuizione di nostro papà. Lui e mia mamma sono pugliesi di origine e si sono trasferiti qui perché papà era funzionario europeo e qui c'è una sede dell'Agenzia Spaziale Europea qui a Frascati. Per cui il trasferitosi si è letteralmente innamorato di questi territori, di questi vigneti. E ha deciso, questo negli anni Ottanta, ha deciso nell'immediato periodo successivo di investire in questo territorio, proprio perché purtroppo tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta il territorio del Frascati e di conseguenza anche il vino del Frascati non era tanto apprezzato e apprezzabile per, se vogliamo, anche colpe dei produttori stessi della zona. Quindi trova all'inizio degli anni 90, noi ci troviamo su tre colline, 10 ettari, trova questa proprietà e decide inizialmente di prenderla come se fosse la nostra casa di campagna. Quindi abbiamo all'interno dell'azienda un antico casale di inizio Novecento e dedicando insomma tutta la sua passione di hobby in questa azienda. Quindi inizialmente producevamo per tutti gli anni 90 e tutti gli anni 2000, abbiamo prodotto uve e le conferivamo fuori. E nel 2012 lui va in pensione, perché i funzionari europei vanno in pensione qualche anno prima, fortunatamente, e si dedica con anima, cuore e anche a quel punto il tempo alla costruzione della cantina qui in azienda. Quindi sebbene l'azienda l'abbiamo da molti anni, da una trentina, la prima vinificazione effettuata qui in azienda, la prima vendemmia effettuata vinificando qui, è del 2013. E da subito diciamo, abbiamo puntato a fare vini di qualità che è stata riconosciuta anche negli anni con insomma, premi e riconoscimenti dai vari settori. La cantina all'inizio è stata subito premiata come miglior cantina emergente nel Lazio, insomma, anche perché appunto da scienziato qual era papà ha avuto da subito una grandissima impronta su quello che è non solo la sostenibilità ma anche tutti i processi di impianti che stanno poi nelle lavorazioni delle uve, ma anche semplicemente, faccio un esempio, abbiamo la predisposizione per la geotermia, abbiamo la biomassa, abbiamo ovviamente fotovoltaico, solare, insomma quel pochissimo di energia che compriamo è energia certificata verde e parliamo del 2%, insomma, quindi siamo davvero molto attenti su questo aspetto. Dopo un primo anno di concomitanza, lavoro, quindi ingegnere e azienda, decido di dedicarmi esclusivamente qui in azienda. Ovviamente, come molte storie di famiglie, di noi stesse barbatelle, ognuno segue un proprio settore. Io in azienda mi occupo principalmente di dare supporto per quello che è la parte in campo e quello che è la parte in cantina. Ovviamente, appunto, come anche prima diceva Paolo, è un supporto imprenditoriale, no? Quindi valutando anche i rischi. Anche perché, insomma, il mio interesse principale iniziale era legato all'ingegneria, alla gestione di progetti, quindi è totalmente diverso. Ovviamente è divertente capire anche come un semplice ciclo di vita della vigna, che è un ciclo annuale, se per sé è un progetto che non finisce con la vendemmia, ma che continua poi in base poi alla vinificazione, all'affinamento, al tipo di vino che si vuole portare in tavola per più anni. Perché partiamo da, in Italia esiste dal vino novello, che è subito bevibile, a vini con affinamenti molto lunghi. Quindi sicuramente anche noi, con questa linfa nuova, se vogliamo, abbiamo creato, diciamo, vari esperimenti che fortunatamente andati a buon fine sono entrati sul mercato. Considerate che ad oggi noi abbiamo 10 ettari tutti di proprietà e su 10 ettari, di cui a vigna sono 8,7, quindi non molti, produciamo 14 etichette di vino, quindi c'è una
c'è un'ampia varietà. La conduzione in campo e anche in cantina è una conduzione totalmente al 100% biologica, anche con delle attenzioni in più rispetto a quelle che il disciplinare ci chiede. In aggiunta abbiamo un terreno molto minerale, basaltico, e decidiamo di improntare la produzione su quello che è una quantità assolutamente minima, puntando appunto su quello che è una qualità estremamente alta. Quindi abbiamo, il disciplinare ci consente fino a 140 quintali per ettaro, e noi in media la più alta è stata sui 42 quintali per ettaro. Ci sono appezzamenti che fanno anche 25 quintali per ettaro. Sono scelte che andiamo a fare appunto in modo molto, molto mirata. Nell'arco degli anni, anche perché forse ci sono vini più noti del Frascati, non tutti sanno che il Frascati è un blend. Appunto da mente matematica ho fatto una casistica, ci sono più di 4.655 possibili combinazioni di blend, sono un'infinità. Ovviamente il ruolo principale su questo taglio ce l'ha la Malvasia. Noi abbiamo tutta Malvasia del Lazio, quindi Malvasia puntinata, che può concorrere fino a un 70% di quello che è il blend del Frascati, e poi abbiamo altri vitigni insomma in azienda, tutti però, come dicevo, puntati alla valorizzazione del territorio e vitigni autoctoni. Quindi uno dei primi esperimenti fatto da nostro padre è quello di fare un estirpo su due appezzamenti per capire come due vitigni tipicamente vulcanici, cioè che vivono su un territorio vulcanico, quali il Greco e il Fiano, possono crescere e evolversi in un territorio sempre vulcanico. E questo comporta un'evoluzione, ad esempio, sul Greco e sul Fiano che dicevo prima, totalmente diverso. Il Fiano di Avellino, che è molto noto, ha affinamenti anche più lunghi, una gradazione anche molto più alta. Il Fiano, che è lo stesso clone che produciamo qui, è un Fiano totalmente diverso. Mia madre lo chiama Fiano Ruffiano perché ammalia molto, però poi è molto facile, anche immediato, da bere e da capire. Il Greco invece si evolve, è un clone diverso rispetto al Greco di tufo o al grechetto, invece è un Greco bianco, quindi si evolve in modo leggermente diverso. E questi, insieme alla Malvasia, vanno a creare ad esempio il blend del Frascati, Frascati DOC. Il Frascati si può declinare nelle varie possibilità che qui da disciplinare sono Frascati DOC, Frascati Superiore DOCG e Frascati Superiore DOCG Riserva. In aggiunta c'è anche il Cannellino. Quindi facendo ovviamente un passaggio, noi produciamo sia vitigni 100% in purezza, quindi sia vini come monovitigni, sia vini in blend. La scelta di fare i monovitigni è semplicemente una scelta di supporto alla spiegazione di quello che sono i vini del Frascati, perché appunto, come dicevo prima, non tutti sanno com'è fatto un Frascati, e le famose 4.000 e passa combinazioni creano anche delle situazioni intriganti lato degustazione, perché ci sono molte varietà legate sia ovviamente al territorio, perché io ad esempio il nostro appezzamento si trova sul costone di quello che erano in antichità l'antico lago Regillo, e la vigna che sta esattamente confinante con noi invece sarebbe stata la sponda del lago, quindi ci sono derivazioni di terreno totalmente diversi, tant'è che infatti tra l'ingresso della nostra azienda e il punto di apice delle colline ci sono abbondanti 70-100 metri di differenza. Quindi questa è la differenza, diciamo, sostanziale nella produzione. Altra differenza sostanziale è il fatto che da subito, dal 2013, noi abbiamo puntato su quello che è la riserva, quindi dare un valore al nostro Frascati. In quel momento esisteva già una riserva, ma su tutto il Frascati c'era una sola riserva. Quindi non si credeva molto in questa tipologia di vino, in questa possibile evoluzione. E ad oggi, quindi dopo 10 anni possiamo dire, quasi, si è arrivati ad avere moltissime riserve.
Quindi questo fa sì che ci sia un vantaggio, non solo, non nostro sicuramente, perché noi da subito abbiamo puntato sul vino di qualità che potesse fare un affinamento più lungo, mm-hmm. ma vuol dire che anche gli altri produttori hanno iniziato a puntare su un Frascati che potesse fare qualità. E diciamo, su questo tipo di linee, nel 2020 l'AIS ha riconosciuto alla nostra azienda e alle attività svolte da papà il test de vin, quindi questo premio è riconosciuto in modo anche molto, molto apprezzato e con molto onore da parte nostra, che appunto premia l'impegno che come azienda e anche come singole persone abbiamo impiegato nel promuovere, nel valorizzare un territorio del genere. Altri esperimenti che facciamo in cantina, appunto perché non ci piace stare con le mani in mano, sebbene non siamo nello specifico del mestiere, è quello di aver iniziato dal 2020 uno studio sui vini naturali. Quindi abbiamo un vino naturale effettuato da un vigneto di più di 70 anni, ne ha 72, e in più l'anno successivo, dal 2022, abbiamo iniziato a produrre un vino frizzante con metodo ancestrale, quindi un rifermentato in bottiglia. Fortunatamente piacciono, qualcuno di competente ha detto finalmente un vino naturale fatto da chi sa fare vino, quindi per noi è stato solo che un apprezzamento questo riconoscimento. Sicuramente il fatto di puntare su vitigni autoctoni e valorizzare il territorio vuol dire che io col vigneto, legato quindi anche alla resa per ettaro di cui parlavamo prima, non lo vado a sfruttare e mantengo quanto più possibile intatto il territorio e la gestione di quella specifica vigna.